essere o non essere. Essere o non essere consumatori, questo è il dilemma, ancora più acuto nei tempi grammi che stiamo vivendo. È più nobile subire i colpi e le ingiurie che la crisi infligge al nostro potere d'acquisto o esorcizzare il mare di guai ridendone, visto che non è possibile e nemmeno augurabile smettere di comprare gran parte di ciò che ci serve e che per ora tutte le persone serie dell'UE, dell'FMI e dell'ABCE messe assieme non sono riuscite a far fare all'economia mondiale, non dico un'inversione a U, ma nemmeno a C. Questo libro, Corso di sopravvivenza per consumisti in crisi, è una guida ragionata alla seconda opzione, riderne. L'idea è nata da un pomeriggio passato in un centro commerciale insieme a mia figlia più piccola e senza portafoglio, l'avevo dimenticato a casa ma non potevo tornare a recuperarlo per una di quelle serie di circostanze sfavorevoli che si creano nelle agende dei genitori con molti bambini. Così, dovendo far passare 3 ore, mi sono frugata le tasche in cerca di spiccioli. Avevo giusto 1 euro per noleggiare il carrello, indispensabile per far stare seduta la bimba, e un altro per una bottiglietta di minerale. Così sommariamente equipaggiate, siamo entrate nel centro commerciale con la stessa sensazione di leggerezza giocosa con cui si entra in un parco tematico. Sprovvista di denaro per fare acquisti, ero dispensata dall'unico vero pesantissimo dovere del consumatore, e cioè scegliere. Il ventaglio delle possibilità e il mio budget rimanevano illibati. Ci aggiravamo in un immenso giardino di rose che, almeno per quel pomeriggio, non avremmo colto. E si sa cosa dice il poeta delle rose che non si colgono. La mia bambina e io eravamo sane, sazie, sufficientemente vestite e calzate, e ci volevamo bene. Di tutto ciò che era in vendita in quel centro commerciale non ci serviva nemmeno uno spillo. Con il nostro carrello leggero sfrecciavamo rapide in mezzo alla folla, passando da una degustazione gratuita di caffè alla lettura a scrocco di libri e giornali, e in mezzo c'erano tante cose belle da guardare, tante facce interessanti da studiare, come a teatro. Mia figlia ora è cresciuta e ricorda poco di quel pomeriggio, che riassume come quella volta che ci siamo divertite tanto, abbiamo provato un sacco di cappelli e di vestiti, e poi c'era un signore in divisa che ci guardava male, e poi è arrivato il babbo e ci ha portato a casa. Questo libro ripercorre le tappe di quello squattrinato pomeriggio al centro commerciale e di tante altre odissee da consumatrice tormentata nell'arcipelago dei luoghi del consumo, dall'ipermercato all'emporio fai da te, dal grande magazzino di arredamento alla mega profumeria. Visiteremo supermercati, banche, librerie, negozi cinesi, supermarket di prodotti ecologici, boutique, insomma tutte le filiali dello spensierato paradiso del turboconsumismo dal quale la recessione economica ci ha sbattuto fuori mentre cercavamo invano di coprire le nostre nudità con la carta di credito. Era un falso paradiso. E altrettanto falso è il purgatorio in cui crediamo di essere precipitati. I consumi, sia pure ridotti, più meditati, e i luoghi del consumo fanno sempre parte della nostra vita, anzi, ne rappresentano ancora una delle parti più divertenti, anche, non soprattutto, anche quando scopriamo di avere dimenticato il portafoglio a casa. Il PIL non cresce, ma almeno il nostro conto in banca non cala e riusciamo a tenere la testa fuori dall'acqua ancora per un po'. Lasciare a casa sistematicamente il portafoglio però non è il sistema giusto per diventare consumatori consapevoli. Sarebbe meglio imparare a riconoscere sia la nostra vulnerabilità da cappuccetti in rosso sperduti nella allettante foresta del consumo, sia la spregiudicata abilità della controparte, decisamente superiore a quella del lupo cattivo, nello spingerci sulla strada breve e pericolosa dello sperpero. Imparare a sorridere dell'una e dell'altra, e a volte, quando necessario, anche a riderne apertamente, può essere la via per una decrescita magari non proprio felice, ma sicuramente un po' più allegra.